Beach, stiamo andando a tatuarci Target, usate nel posto, Wilson Pana, vado a beccare Simo, SNP Beach nel posto, che schere facciamo? Sto facendo giusto, facile di riviste, e grazie a chi su codi senza previste, gli amici nati spacciati, impicciati, nati per spacciare, collezionano droga, scambi sotto scuola, vuoi Francesco Tozzi, non la passo, ti lascio due bozzi. Ma pensate a farmela qua sotto, tipo qua, sulle costole, qua cioè, almeno. E stavo pensando a farmi una scritta tipo Roma o contro Porra Amore. Roma, allo specchio amore. Sì, Tutta la vita. Dici che inflette. Cioè, quando lo vado a leggere, un bello spoterato, legge morra. Quindi tipo Top Secret. Sì, lo sa solo te. Tipo segreto. Sì. È sexy per voglia, penso voglia non farmi, sì, la tua tipa vuole farmi, sì, sono concentrato sul farmi, per distrarmi trovo modi per farmi, sto fumando tutta una fattoria come a farmi. Il momento in cui muovo il bro vampa dovremo un po' comunque anche lasciare, no? Dovremmo salire un po' da Milano per tutti i lavori meglio, sta più attivi. Per questo che facciamo Roma? Per questo che facciamo Roma, per questo che si leggerà Amor. Specchio. Che capolavoro! Pazzesco, bro! Quando fagli colorati, non puoi fermarci, non puoi farci niente. Sì, Roma vuoi. Bravo, la sexy, pronto, cazzo sono sexy con la mia scritta Roma, bitch, amor. After, sto andando up come un charter, trippando come Casper, Casper, sto facendo arte, arte, arte. Target, target, Rolli, escort, Roma, Roma, centro, spendo, spendo, brillo, dispengo. L'abbiamo fatto proprio noi personalmente, nel senso non avevamo un management, non avevamo un'etichetta discografica a parte la nostra. La nostra squadra si deve sempre upgradare, perché comunque per quanto noi siamo i bomber della casa, ma la differenza la fa chi sta dietro le quinte. Ciao ragazzi, ciao, com'è? Tutto a posto? Allora, dobbiamo cominciare a lavorare seriamente sul nuovo singolo. I tempi sono stretti, lo sappiamo, dobbiamo mantenere alta l'attenzione. Il bello è che possiamo fare qualsiasi cosa vogliamo. Dietro un grande artista c'è sempre un grande manager, un grande management. Impari molto vedendo una società, un'organizzazione più matura della tua. Però le idee devono essere chiare. Comunque la spinta in più, c'è una bella spinta in più. Adesso magari vi lascio un po' soli, così ne parlate tra di voi, poi torno, ci confrontiamo e vediamo se è tutto a posto, se c'è qualcosa da aggiustare. No, ok? Certo. Dai. Perfetto. Grazie. A dopo.
Raga, questi ci hanno detto che devo tirare a fare il singolo, quindi cioè che dovete fare? Il singolo de uno, de tutti. Ma fanno in tre. La scelta di fare il singolo in tre, beh, semplicemente perché Said ha appena fatto uscire il suo mixtape. E per noi in questo momento la cosa migliore era fare un singolo in tre. Eh sì, questa la famo noi tre, tanto se eravamo messi d'accordo così, il Said è uscito mo. C'è stato. Sì, dopo Six Side. Succede la roulette russa, è successo in crack cocaina. Sono vibe, come dire, non c'è mai una parte di esclusione, ma è soltanto una parte di chi lavora in quel progetto in quel momento, fondamentalmente. Dai regà, chiamiamo sti telefoni, no? Buttiamo giù due cose, vedo una mano. Ok, stop. Scusate ragazzi, ma siete troppo mosci. Ripartiamo da capo, ripartiamo da questo singolo in tre. Dai! Allora, che cazzo dobbiamo fare? Che sto molto a dire? Grande, c'è il più nuovo. Diego. Spacca, spara un po', come questa scelta. Metti una big screen, sì. Ma te quando volevi in altri posti rosso volevi... Sì. Volevo una cosa piccolina. Sì, era proprio questa quella che sfida. Spacca questa ripresa. Era con la faccia da buco. Era io quella che buchetti rossi. Ma poi nel video che mi dovevo vestire rosso così. Spacca, non lo tiro il pacco. Cioè, sta cosa 3D è totale. È tutto, eh. Questa cosa mi ha fatto il cervello, però. Troppo malato, fare le cucce. Togli dentro quel giacchettone. Però... Questo mi hanno preso. Sì. Vai ragazzi, allora ripartiamo più carichi, questo singolo British, allora dai, dai Tony, azione! Io c'avevo un mazzo ritornellino stupido, simpatico. Che? C'avevo un mazzo ritornellino simpatico. Sì, sì. L'ha fatto con Luca. Sì. Tipo? Un po' British. Un po' British. Un po' British o una cifra British? Un po' tanto British. Ah. Famo diventa super British. Ma è figo fa un ragazzo British. Te che dici British? Come va bene tutto, re. Allora oggi qual è il problema? Non sto a capire qual è il problema di oggi, no? Che non sta di incazzo. Non c'è niente da lì. Ah, lo so, il singolo tuo, fratello, devo dire. Secondo me abbiamo qualche momento quando c'è una falda. Capito, sai che quello non è che non si deve dire, cioè, far copione. Lo so, però ti dico che al momento quando c'era da farle non stava mai. Ma quella in realtà queste serie sono così, però. Ma questo del Ciran. Del Ciran? Questi della serie ci hanno voluto far rifare una riunione che avevamo già fatto. E quindi niente, noi non ce la siamo sentita così. Tutti un po' nervosi, tensione, alla fine abbiamo litigato. Gli argomenti, so come dire, ne ho già parlato prima, so come dire. Prima non c'era la telecamera. Lo so, però sto dicendo, anche la telecamera, anche la gente spotta i gaffi, viene. Spegni la telecamera e poi vedo un consiglio. Guarda, non dire sta cazzata, però, perché così è complicato, raga. Capito, ma allora mi posso far giro, viene pure io. Quando sì, spegni qualcosa per dimostrarlo. Ma che c'entra? C'entra. Non è che ma più con te sembra per culo, eh. Chiunque abbia un amico o abbia delle persone con cui collabora o ci fa delle cose per un tot di tempo, è chiaro che arriva uno scontro. Lo sta sempre tu, mi lascia da Palo Ken. Se non è cosa in bambino, bro. Non ti senti in culo, agire.
No, ma visto gente che non gli ride il culo, capito? Ma se non discuti con qualcuno, ma che vuoi fare tutta la vita? Se la scena fosse vera, allora uno dovrebbe dire, tipo, dovremmo fare la scena di noi che convinciamo te a dirti, oh bro, famo British, perché te dovresti dire, no, boh, non sono convinto, se è la vera scena. Dico bene? Ma io ho sempre detto di farla, No, ogni cosa poi dico... Vabbè, ma che cazzo c'entra, certo, cioè, vuoi dire le cose tue, vai parlarmi dei cazzi tuoi che non mi riguardano, ma cioè... Ma quali cazzi non ti riguardano? Io sto solo a parlare di come stanno le cose, quindi... Ma non ho mai detto di non fare British, cioè... Ho detto... Semplicemente, ok, dobbiamo essere consapevoli che in questo caso stiamo facendo una cosa che non abbiamo mai fatto, cioè di prendere un tormentone social e metterlo nella musica. Potremmo pure fare il giusto confronto sulla cosa, cioè come è andata, diciamo, che lui magari si fa più dubbi e dice, non lo so, regà, andiamo, rischiamo danno a buffo che stiamo a sfruttare la cosa, e uno dice, porco due, non abbiamo mai sfruttato queste cose, tutti... a sfruttare quella, le nostre. Quella è la realtà della famolo della così. Te che dici British Creator? Boh, per me ci sta. Hai capito che sta a dire che come fa un simbolo su bufo? Un po' sì, ci sta. Dice un po' bufo. È un po' bufo. È un po' una marchettata, cioè quello che sto dicendo. Però magari se la potevo permettere, non lo so. Cioè, se voi siete convinti, io sono convinto. Io ci sto. Vabbè, alla fine, in un modo o nell'altro, pure sta riunione, cioè, siamo portati a casa. British o non British? Essere British o non essere British? E stop! Ottima, bravi ragazzi! Allora voglio ringraziare il mio Twins Wayne che mi ha fatto diventare un appassionato di arte, un appassionato di questa roba, vabbè regà, fantastica, questa è arte vera regà. Inizialmente l'ho visto su Instagram, una cosa. Sì. La prima cosa che io dico, che ti ho detto ai ragazzi che abbiamo preso, è che noi non facciamo magie, non compriamo views, non facciamo niente di tutte queste stronzate. Ho visto il suo Gavi, stavamo là che te... Ha riconosciuto. Stavamo là che te monitoravamo, tipo, che sta a fare? Ma questo sale, questo qua va. Un giorno mi fa, guarda questo, mi fa il mambo. Quindi è un discorso diverso, cioè un discorso di quasi di procuratore, capito? C'è stato un giorno che mi continuavano a mandare una storia, mi continuavano a scrivere in DM, tipo gente mi mandava la storia di Tony che diceva eravamo in studio io, Ludwig e Cristiano Romambo. Grazie alla nostra visibilità comunque possiamo dare una mano a chi ha talento e non ha visibilità. Mi scrivono tutti i giorni su Instagram, oh, ma sto pezzo che torni. Stiamo facendo arte, Bibi. Arte di persone qua, bitch. No, a mangiare, va? Seleziona un personaggio, beh, ci sono Jefferson. Perché? Io sono Jefferson. Siamo tutti e due Jefferson. No, ragazzi, se no non sono in atmosfera. Quest'anno, quindi. Ecco. Ma all'inizio ti dai padellate, G. Ah, ho capito. Ti ricordi come si faceva? Dai, you looked quando ci siamo conosciuti.
è stata subito alchimia. Oh merda, G, mi stanno a fotte, G. Dai, dove la vita? Mi stanno a fare una spatola, aspetta. Che cazzo sta? Perché stiamo giocando alla PlayStation? Perché siamo cool. Dove stanno le armi, G? Devi cercare la buffa, guarda. Ho capito, non l'hai mai giocata sta mappa. Forse ci siamo trovati molto proprio perché siamo l'opposto. Lui è lo Yin e io sono lo Yang. Oh, ma sto gioco non lo so. Infatti vorrei che andiamo la serie per andare a comprare un gioco, lo so. Pure io. Mi è venuto proprio in mente, mo appena finiamo andiamo a fare un gioco, lo so. No, no, non scherziamo spesso su questo, sul fatto che lui è in un modo, io sono nell'opposto. Lui è molto caldo, io sono molto agitato. Cosa stanno a fare oggi, quei cazzi di cazzo? Non mi dici che sta l'arma, cioè. Stiamo bene insieme, io e Luca. Pensiamo che si guarda una serie, che si guardano noi due che stiamo così. Gli amici veri ce n'hai proprio pochi, capito? Comunque, cioè, gli amici veri sono quelli che ti conoscono proprio bene, non ti richiedono, che ne so, non ti infasciano cose. Se mi chiedi se la gang sono i miei amici, la gang non hanno un termine, la gang. Cioè, se dici domani tagliati una mano perché gliela devi dare, è basic. È business, lavoro, amicizia, fratellanza, voglia di riscatto, voglia di fare, gang. Tutto quello che è successo alla Purple Gang è successo a tutti, quindi abbiamo vissuto le stesse sensazioni insieme, quasi come se fossimo una cosa sola. È una cosa che è bellissima, però ti porta del dolore per forza, cioè in un modo o nell'altro. Qua lo shooting, guardate quanto swag della mia doppiatrice, la nostra doppiatrice. Cazzo è il Vapor King, bitch? Chi è il King del Vapor, eh? Sanno di sapere su cose senza Roma non si vede. Vedi facci piano, bolle dal naso. Sto dentro una bolla ma non è di sapone. Questi si pensano di sapere. Domani si va a Milano. Comunque sta campagna indiana, guarda lo studio. Sono in studio con Tony, Pyrex e Wayne per chiudere il primo singolo. Poi giorni di riposo a Roma, solo un giorno, e poi vado a Los Angeles. Devi vacci piano. Che pensi di sapere? Non sai quanti siamo. Bolle nella testa, bolle dal naso. Sto dentro una bolla ma non è di sapore. Questi si pensano di sapere.